Pippo. Dove siamo? Marco, dove siamo oggi? Siamo al Beach Cross di Senigallia. Ecco il nostro amico Rossi. Ed ecco Alex. Foto ufficiale. Le prime curve sulla sabbia. Hola. Ah, è totalmente diversa dai soliti terreni che troviamo. Oh mamma. E già. Ah, è dura la sabbia, è tutt'altra cosa. Poi ci hanno girato anche i grandi. Dai, dai. Anche chi è bravo, tutto è molto difficile. Oddio. Riproviamo! Ciak, riproviamo! Vai, anche il turno di Rossi. Dai, 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 dai. Dai. Madonna, tutti e tre in filotto. Parola del giorno. Credici. Oddio. Allora, adesso andiamo a interrogare la mia amica Sami per sapere dove siamo e dove andremo a dormire stanotte. Vi
Ti anticipo che è una settimana che sta ripetendo. Ciao Marco! Ciao Nico! Sì, ma la... ciao! Dove siamo? Siamo a Senigallia! E domani? L'avevo studiata! Domani siamo a Matera! Forse Matelica! Riposizioniamoci alla nostra curva. Abbiamo fatto una curva stretta, adesso facciamo una curva larga. Siamo in pausa pranzo, abbiamo mangiato, è un freddo allucinante, dobbiamo scaldare anche il cervello prima di entrare. Nuovo giochino. Adriano, com'è stata allora questa esperienza quest'anno? Tutto bene, dai, è stato molto bene, a parte la mangiata, il resto è tutto bene. Bene, noi siamo contenti di essere ritornati qui dove tutto è cominciato, quindi grazie ancora. Benissimo, ciao.
Allora, il motto di oggi è crederci sempre e la marcia. Allora ragazzi, abbiamo finito questa giornata. Coach, cosa dici? Io dico che hanno un fisicaccio perché sono tutti freschi, vedi? Si vede da... No, sono stati forti oggi. Era tosta la pista, sabbia mai vista, vista per la prima volta. Qua girano ancora nel frattempo dietro. Noi è da stamattina però che maciniamo, non siamo arrivati pomeriggio. Ragazzi, noi gli allenamenti continuano sempre il sabato, lo sapete, seguiteci su Instagram per chi volesse info, ci contatti o contatti Filo. E per il resto, ciao! Senigallia, oh, ci è involato qualcuno. Senigallia Beach Cross, ragazzi, continuate a venire, bellissima manifestazione, bravissimi tutti gli organizzatori, ci siamo divertiti un sacco. Domani è l'ultimo appuntamento e ci vediamo al prossimo anno. Voi pensavate che era finita su qui? E invece eccoli lì in fila anche loro per lavare le moto. E allora io cosa ho pensato per alleviargli questo patimento? Birre e patatine. C'è la bolla nella birra. Comunque in fila all'autolavaggio. Cin cin ragazzi! La salute!